Salve, oggi vi presenterò il mio progetto d'esame che riguarda un registro elettronico riferito alla nostra classe quinta industriale. Allora, prima di tutto abbiamo il nostro Visible KB con i vari server Apache MySQL già startati e andiamo sul local web per accedere alla home del nostro sito. Perfetto. Allora, come vediamo abbiamo un messaggio di benvenuto con una nostra foto di classe. Ci spostiamo ora nella sezione Login. In questa sezione il professore dovrà effettuare l'accesso dopo essersi però registrato con le proprie credenziali. Adesso facciamo una prova di registrazione. Prima di tutto inseriamo un username, Simo, password Rapi, cognome Rapi Sarda. Simone, materia, mettiamo informatica, sesso uomo e inviamo. Perfetto, registrazione effettuata con successo, le tue credenziali sono professore Rapisarda Simone, la tua username è Simo e la tua password è Rapi. Perfetto. Dopodiché torniamo alla nostra home e andiamo alla sezione login. Possiamo adesso effettuare l'accesso. Proviamo prima a mettere delle credenziali sbagliate per vedere se in realtà fa fare l'accesso o meno. Allora, mettiamo ad esempio Simo2, password Rapi2. Proviamo a loggare e vedremo che ci darà l'username e password errati. Infatti, ritorniamo al nostro login, Simo Rapi, inseriamo quelle corrette. Benvenuto professore Rapisarda Simone. Perfetto. Adesso possiamo accedere a tutte le funzioni del nostro sito. Prima di tutto ci spostiamo nella sezione assenze. Qui è possibile inserire un'assenza riguardo un alunno. Per esempio, Rapisarda Simone in data 02.05.2014, giustificato, mettiamo ad esempio no, e inseriamo l'assenza. Perfetto, l'inserimento dell'assenza è avvenuto con successo. Andiamo ora a vedere il nostro database management system, che in questo caso utilizziamo il PHP MyAdmin per vedere se in realtà l'assenza è stata veramente messa. Andiamo su l'ultima assenza che è la 38esima 2014-05-02, giustificata no, effettuata dall'alunno Rapisarda Simone, che in questo caso è il numero 12, che è la chiave esterna. Andiamo a vedere. Appunto, numero 12, Simone Rapisarda. Perfetto, adesso ci spostiamo qui nella tabella login. In questa tabella ci sono tutti i voti registrati. Adesso ritorniamo nel nostro sito e andiamo nella sezione voti alunni. Proviamo a inserire un voto. Inserisci voto 8.5.5 giorno. Ok, virgola 5. Giorno mettiamo 06 05 2014. Mettiamo ad esempio interrogazione. Inviamo. Inserimento del voto effettuato con successo. Andiamo a vedere adesso. Per ora i voti sono 7. Ricarichiamo. Ecco, e noteremo che c'è un ottavo vuoto, 8,5, e in data 2014-05-06 di un'interrogazione fatta dall'alunno numero 12, che abbiamo già visto prima, che era Rapisarda Simone, della materia 10, che in questo caso è la materia che insegna il professore informatica. Perfetto. Andiamo adesso all'ultima sezione, che è la sezione FAT. Qui è possibile messaggiare con gli altri professori in una chat privata, appunto, dei professori. Vediamo, qua ci sono già alcuni esempi. Facciamo un altro. Bene. Passato una buona giornata. Inviamo il messaggio e vediamo il messaggio inviato. Perfetto. Vediamo ora che si aggiornerà ogni secondo. Ecco, Simone Rapisarda ha inviato passato una buona giornata. Perfetto, l'ultima cosa è questo piccolo pulsantino logout che ci permette appunto di uscire dal nostro sito. E questo è quanto, grazie per l'attenzione e una buona giornata.